Ciao a tutti, bentornati sul canale Cose Cinesi, io sono Diego e anche quest'oggi Cose Cinesi scarta Cose Cinesi. Ebbene sì, ritorniamo un po' ai video di auto radiocomandate di qualche tempo fa. È da un pezzetto che non guardo macchine radiocomandate. Questa arriva diretta da Amazon. Trovate il link sotto in descrizione. È comunque una macchina radiocomandata con motori brushed, scala 1 a 18. Non vorrei dire una stupidaggine, ma mi sembra scala 1 a 18. Vediamo. Ho detto una stupidaggine, la scala è 1 a 20, quindi non è particolarmente grande. Data ai bambini di 8 anni e gli 8 anni in su. Vediamo un po' cosa c'è scritto ancora, che beh, la macchina è verde, che ha quattro ruote motrici, che è RTV, Ready Touring, benissimo. Non mischiate le batterie, vabbè, insomma, dai. Cazzate! Intanto, cosa ci mandano nella scatola? Però, guardate qua, insieme alla macchinina ci arriva questo caricabatterie alimentato via USB, con un connettore coassiale dall'altra parte, che carica le due batterie al litio fornite, sono batterie da 800 mAh. Questo caricabatterie carica a 500 mAh, quindi in teoria dovrebbe caricare queste due batterie. Quindi in teoria per caricare queste due batterie dovrebbe impiegarci dalle 2 o 3 ore. Oltre alle batterie ci arriva un piccolo cacciavite e due clip di scorta. Questa invece è la macchina che, come vedete, è davvero molto molto carina. È lunga circa 23 cm per un'altezza di circa 12 cm. La larghezza invece è di 18. La carrozzeria arriva stampata con questa graziosa grafica. Questo è l'esemplare di colore verde. Se non sbaglio, su Amazon c'è anche in altri colori. Fondamentalmente è costruita in plastica, sia la parte inferiore, sia le braccia assi semiassi, praticamente tutta costruita in plastica, e infatti è parecchio leggera questo modellino. Le ruote sono simil cromate e gli pneumatici invece sono pieni di aria, sono sicuramente forati e non hanno gomma piuma all'interno, niente gomma dentro. Gli ammortizzatori sono molto semplici, non hanno olio, non hanno niente, e direi che vanno più che bene per un modellino di questo tipo. Esteticamente comunque è molto molto carina, mi piace davvero davvero tanto. Apriamo la carrozzeria e vediamo cosa c'è sotto, togliamo le quattro clip. Qui davanti abbiamo la parte di elettronica con la ricevente, vedete qui c'è l'antennina della ricevente del radiocomando, e questo qui è il motore, che è abbastanza piccolo, non so le specifiche, non me le ricordo. Presumo questa macchinina non sia waterproof, anzi sicuramente non è waterproof, probabilmente invece sì, può tollerare degli schizzi, degli spruzzi d'acqua, ma non buttatela dentro in acqua, altrimenti non correte sicuramente più. Non ci sono molti dati tecnici sulla pagina di Amazon, quindi dovete un po' prendere per quello che vedete. Fondamentalmente è una macchina radiocomandata a basso costo, adatta a bambini o ragazzini. Sotto sulla pancia c'è il vano delle batterie, che è chiuso semplicemente a scatto, si fa leva con un dito da una parte e si apre, e qui ci vanno inserite le due batterie che ci hanno dato e che in questo momento sono in carica. L'interruttore on-off è fortunatamente posizionato bene, in una posizione agevole, quindi non ci sono problemi a spegnerla e accenderla. Il bumper anteriore sembra abbastanza rigido, in effetti questo qui non credo si spacchi, è fatto benino, credo. Sì, mi sembra bello rigido, non si rompe, nemmeno quello dietro non è affatto tenero, sono fatti bene questi due qua, sono le due parti che probabilmente assorbiranno più colpi di tutta la macchina. Le torrette sono in plastica, hanno delle regolazioni, ma credo sia tutto finto. Gli ammortizzatori non sono regolabili, non hanno posizioni di nessun tipo. Le uniche due parti metalliche sono queste, una dietro e una qui davanti, che tengono uniti i braccetti delle ruote. Il radiocomando invece funziona con tre batterie stilo da un volt e mezzo e non sono fornite. Interruttore on off per spegnerlo e accenderlo. Piccola rotellina per regolare la centratura dello sterzo, quindi il trim dello sterzo. Volantino morbido, bel grip, gradevole all'utilizzo al tatto, bella molla. Sterzo naturalmente è proporzionale, pur come pure l'acceleratore. Indietro si accelera, in avanti c'è la retromarcia. Due LED che ci indicano qualche cosa che scopriremo quando guideremo questa macchina. Ok, controllo se le batterie sono cariche e la vado a provare.
Bene, la prova è finita e sapete qual è la mia recensione? E sti cazzi, bravo a chi ha fatto questa macchina, perché è fatta veramente bene, non l'ho rotta. Quando ho aperto la scatola, visto che era tutta di plastica, mi sono detto, durante la prova la disintegro. E invece sono arrivato alla fine senza fare nessun danno. È più strisciata, naturalmente, però funziona perfettamente. Non si è rotto nulla dopo mille incidenti contro spigoli, gambe delle sei. Sono perfetta. Molto, molto contento. Anche la batteria mi ha stupito perché è durata quasi 15 minuti con una potenza pari all'inizio. Quando la batteria è finita, la macchina si ferma, non c'è storia. Però finché va, la macchina va. A chi la consiglio? Sicuramente ai più piccoli, ma anche ai genitori dei più piccoli, perché sapendo che comunque la macchinetta non si rompe, vi fa fare tutte le asinate che vi passano per la testa. La trovate su Amazon, il link è qui sotto in descrizione se volete approfondire e vedere quanto costa, magari in offerta. Se non siete ancora iscritti a questo canale YouTube, iscrivetevi, e iscrivetevi pure ai social che sono comunque scritti sotto in descrizione. Con voi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!